6 ore. Benvenuti amici in uno speciale di Tutto in 300 secondi di Gnoduscia TV. È un evento particolare perché siamo sulla spiaggia di Pescia Romana, in particolare a Costa Selvaggia. Non ho resistito, ho dovuto assolutamente fermare alcuna partecipante, un'unità cinofila del salvataggio per la sicurezza dei bagnanti in mare. Chiediamo innanzitutto come nasce questo servizio e soprattutto quali sono gli enti che l'hanno patrocinato. Allora, noi siamo qui grazie al comune di Montalto di Castro e siamo coordinati dalla Capitaneria di Porto e soprattutto nella persona del comandante Alessandro. E siamo dislocati quindi sul litorale del Lazio Nord, quindi qui a Pescia Romana, a Montalto di Castro, a Lido, a Tarquinia Lidio, Lido e a Sant'Agostino. Siamo in tutto 8-10 unità cinofile presenti tutti i sabato e le domeniche di luglio ed agosto per la salvaguardia della vita umana in mare. Quindi è un servizio che è iniziato all'inizio proprio della stagione estiva con i bagnanti per la loro sicurezza. Sì, assolutamente sì. Diciamo che siamo già intervenuti diverse volte, anche domenica scorsa ci è capitato di tirare fuori dall'acqua una bimba in difficoltà e la mamma. Proprio lei, India, Labrador di 5 anni e mezzo, si è ritrovata in questa occasione ad aiutarmi a tornare a riva riportando la mamma che era in preda ad una crisi di panico. Quanto dura l'addestramento dei cani che, lo ricordiamo, sono dei veri e propri eroi perché spesso salvano vite umane? Dura all'incirca un anno e mezzo, dipende poi dalla capacità del cane e anche e soprattutto del conduttore. Bisogna essere dei validi nuotatori e bisogna avere dei cani estremamente reattivi. E ultima domanda, innanzitutto vi ringraziamo per l'opportunità un po' estemporanea. E fino a quando continuerete questo servizio e soprattutto quali sono le prospettive di estenderlo anche nel prossimo anno? Allora, noi saremo presenti su questo litorale, ripeto, appunto da Montalto a Pescia Romana a Tarquinia Lido fino alla fine del mese di agosto. E l'anno prossimo, sempre grazie al comune di Montalto, saremo qui sempre per salvaguardare i bagnanti. Noi ringraziamo la scuola italiana Cani Salvataggio e sicuramente approfondiremo questo tema in maniera meno estemporanea in redazione e faremo ulteriori approfondimenti. Grazie e buona domenica a tutti. Grazie.